Vittorio, buongiorno. Salve. Abbiamo un po' di maltempo oggi, quindi vi chiedo scusa per il ritardo, ma dovevamo fare una riunione prima. Siamo in una situazione un po' di emergenza, niente danni gravi, ma un po' di maltempo. Allora, ti ha detto Giorgio. Allora, sono molto felice di firmare questo memorandum per Enan, per la Design Week, e spero che, insomma, al di là della firma formale, che sono veramente onorato di mettere su questo documento, ci sia un seguito e un vantaggio per i nostri imprenditori. Quindi ringrazio i presenti, dal segretario generale del Comitato dei Marchi. Fa da solo l'assessore. Ringrazio il direttore della segreteria del Comitato, il vice direttore del Comitato organizzativo, e poi tutti coloro che hanno reso possibile, architetti, consulenti, insomma, tutti quelli che hanno reso possibile questo rapporto di amicizia. Siamo orgogliosi di essere un partner di questa esposizione, di questa manifestazione. Quello che noi auspichiamo con questo protocollo è che ci sia una visibilità per il sistema produttivo marchigiano, perché abbiamo un sistema handcraft che è molto all'avanguardia, riesce ad essere di grande eccellenza, di grande qualità. Abbiamo però l'esigenza e anche il dovere politicamente di riuscire a far vendere questi prodotti su mercati ad alto valore aggiunto, e quindi dove viene riconosciuta questa qualità e dove c'è una percezione del lusso e del pregio di questi nostri prodotti fatti a mano. Quindi credo che fare questo accordo con la provincia di Hainan, con la Design Week, potrebbe essere una grande opportunità che noi vogliamo cogliere. Benissimo, Presidente. Comunque chiedo a Angelo di tradurre brevemente, e poi comunque chiedo anche Shine, che è il nostro moderatore, per mandare avanti l'agenda. Angelo. Ok. No, 秘书长来简单翻译一下，先这个不先这个，但是因为今天这边出了一个，因为这个，对，这个公司还没有大的，就是也是比较存在一个，这个这个企业和这个企业和这个企业和这个。 我们主要的一些很有名的一些时尚的品牌，TOPS啊这些时尚品牌，像比如智鞋、服装啊，都在这个大区有很多的这个企业都在这边市场。Market通过和海南国际设计合作呢，把这个这些高品质的产品，然后卖到这个销售到这个世界上这个更多的一个地方，特别是在中国的一个越。 意大利品质和意大利设计越来越认可这个，所以呢，所以他表示非常高兴，今天能看到这个多重要的客人，包括李秘书长也特别感谢您过来，包括肖主任，包括我们其他的一些嘉宾，然后来见证这个签约的这个时刻。好，好的，警察，待会你最好用5G， 不要用那个 WiFi， 因为这个信号非常不好。好的，好，战友。 Hello, dear friends and distinguished guests. Welcome to today's ceremony. My name is Shan Yong. I'm the managing director of Hainan Design Week, and I'm so honored and pleased to host today's conference. Firstly, please let me introduce all the guests to attend our meeting today. The first one I'm going to introduce is Mr. Mirko Kaloni, Counselor for Productive Activities of Marche Region. Applause. Next one, Mr. Li Zhenghao, Vice President and Secretary General of Brand Committee of China Shippers Association. Ms. Xiao Xiaoping, Director of Brand Committee, Secretary of China Shippers Association. And, you know, everyone knows Vittorio Sunxun, he is the chairman of Hainan Design Week and the deputy director of Hainan Design Week Preparatory Committee. And Mr. Michele Brunello, architect, curator of Project Partner Country Italy. Welcome. And Mr. Fausto Tattarella,
senior communication consultant of Slow Food Greater China Region. Mr. Fabio Camiloni, founder of Picture Trees, senior consultant food and beverage of Slow Food Great China. Welcome you all, friends. Thank you. Now we enter the first section. Let me honor to invite Mr. Li Zhenghao, Secretary General of the Shippers Association China, to give us a speech. Thank you. Hello,李部长，各位嘉宾，各位同事。 首先请允许我代表中国对外经济贸易合作企业协会对海南国际设计周同意大利马尔卡大区就意大利伙伴国家项目举行签约活动表示热烈的祝贺。 Prima di tutto mi permetta a nome dell'Associazione Cinese delle Imprese di Commercio Estero congratulazioni alla Regione Marche sul progetto Paese Pan Italia. 从家具到服饰，从汽车到游艇，从美食到体育，意大利设计已经深入到当代生活的方方面面，深受中国消费者的喜爱。 2020年，中国与意大利双边货物进口额为551.85亿美元，相比2019年增长了2.74亿美元，同比增长0.4%。海南国际设计周邀请意大利作为首个伙伴国家，对海南设计周推动数字新消费布局、中意进出口新渠道有十分重要的意义。 Relevanto alla moda, dall'automobile allo yacht, dal cibo allo sport, il disegno in tutti gli aspetti della società contemporanea è molto amato consumatori cinesi. Nel 2020 il volume bilaterale di importazione e esportazione di merci da Cina e l'Italia è stato di 55,185 miliardi di dollari americani, con un aumento di 274 milioni rispetto al 2019, 0,4% di all'Italia, il primo paese a promuovere il nuovo consumo digitale e aprire i nuovi canali del commercio internazionale tra Cina e Italia. 海南国际设计周于2021年海南国际消费博览会期间发布，是消博会溢出效益的具体体现，更是海南国际设计岛建设的重要抓手。海南向北京、上海、深圳、苏州等城市学习借鉴。 举办以创意经济、设计、营商为主题的首届海南国际设计周，这表明了海南不仅仅支持创意经济的发展，更多的是为了海南发展新型的设计贸易而打造更好的营商环境。 Hainan Design Week viene lanciata durante China International Consumer Products Expo. È una manifestazione completa per effetti di sviluppo dell'Expo, è un importante punto di partenza per la costruzione di Hainan International Design Island. Hainan ha imparato da Pechino, Shanghai, Shenzhen, è pronta di ospitare la prima edizione di Design Week con il Creative Economy e Design Business. Ciò dimostra che Hainan non sta solo sfruttando lo sviluppo dell'economia creativa, ma anche creando un migliore ambiente di business per il team. Cina 国际贸易合作企业协会将高度关注、积极支持海南国际设计周的发展。
鼓励设计周充分运用超港的政策优势，在创意设计提升进出口贸易方面探索更多的新路径、新模式。感谢马尔卡大区对海南国际设计周的热情参与，预祝双方的合作圆满成功，谢谢。Presta molta attenzione e sosterrà attivamente lo sviluppo della Hainan Design Week e incoraggerà la Design Week a sfruttare appieno i vantaggi politici del porto di Libero Scambio per esplorare nuovi canali e nuovi modelli per aumentare il volume del commercio internazionale attraverso il design creativo. Ringrazio infine la Regione Marche per l'entusiastica partecipazione alla Hainan Design Week e auguro un pieno successo alla collaborazione tra le due parti. Grazie. Grazie. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Secretary General Li Jinghao's warm speech. And I think with your blessing, Hainan Design Week will achieve a high standard and we will benefit the friendship between China and Italy. Thank you very much. Now next, let's welcome Mr. Vittorio Sinchin to give us a speech. Thank you. Vittorio. Thank you, Shine. So in order to save the time, so I have to go directly to, with the Italian. Buongiorno, Presidente. Prima di tutto, mi sentite, Michele? Ok. Prima di tutto, a nome del Comitato Preparatorio del Hainan Design Week, vorrei esprimere la mia gratitudine alla Regione Marche, soprattutto al Vicepresidente Carloni per aver promosso questo progetto di promozione con Hainan Design Week. Anche il console generale italiano a Canton, la dottoressa Lucia Pasqualini, mi ha chiesto di portare i suoi saluti e i suoi ringraziamenti. Le dispiace molto di non poter esserci con noi oggi per gli altri impegni presi, ma mi ha detto di comunque il consolato di Canton darà il loro massimo supporto a questo progetto. Come ha appena detto il segretario generale Li Zhenhao, negli ultimi anni il commercio bilaterale tra Cina e Italia sta sempre crescendo. Oggi la moda, il food e arredamento italiani sono oramai entrati nella vita quotidiana dei cinesi. Tutto il mondo apprezza il design italiano e i prodotti italiani, ma io vorrei anche sottolineare un altro fattore italiano spesso trascurato dai amici italiani stessi, ma molto apprezzato dagli amici stranieri, cioè la tradizione di ospitalità e l'arte di vendere. L'ospitalità è la tradizione italiana e la personalizzazione e il carattere del popolo italiano. Quindi la combinazione di due caratteristiche rende il shopping in Italia è un'esperienza piacevole e unica. Effettivamente experience design come una nuova disciplina di educazione di design moderno è proprio nato in Italia 20 anni fa. Ciò con lo sviluppo di costruzione di Porto Franco di Hainan e la tendenza di consumo sempre verso una più alta personalizzazione in Cina, possiamo promuovere insieme molto la cultura di vendere italiana, cioè la tradizione di ospitalità italiana. La firma del contratto tra Hainan Design Week e la Regione Marche include infatti non solo varie attività durante il Design Week, ma anche l'intenzione di una finestra permanente per le aziende marchesi a Hainan e delle promozioni verso la fiera di Hainan Expo e verso il progetto di Design Dixit a Lingshui, vicino a Shanghai. Siamo inoltre molto lieti a informarvi che poche settimane fa il presidente Xi Jinping e il primo ministro Draghi hanno fatto un call molto importante. Entrambe le parti hanno deciso di riprendere l'anno di cultura e turismo Italia-Cina, originariamente previsto per l'anno 2020, ma a causa di pandemia verrà fatto in 2022 per avere più coperture mediatiche e più attenzione politica. Insieme con autorità di Hainan, con due autorità, Hainan Design Week ha deciso di fare i principali programmi nel mese di gennaio 2022, così diventano le prime iniziative, attività aperte durante l'anno della cultura e turismo Italia-Cina. Naturalmente ci darà anche più tempo per una preparazione migliore.
I think we are having some transmission difficulties. Okay. Sì, sente. Ringrazio anche Sida, Giorgio e Tingin per il gruppo Asha di Milano per il loro grande lavoro di coordinamento a questo progetto. Uno speciale saluto al dottor Fausto Tattarella e al dottor Fabio Camiloni, i consulenti di comunicazione Slow Food in Cina. Stiamo chiedendo un supporto da loro per promuovere la cooperazione nel campo di alimentazione durante Hainan Design Week con la, anche per la regione Marche. Devo ringraziare anche l'architetto Michele Brunello di Don't Stop di Milano per il grande sforzo di pianificazione e comunicazione dopo, comunque magari sentiamo anche la sua voce. Quindi auguro a tutte le parti un successo e buon lavoro. Grazie, thank you Vittorio, thank you for your speech. Yes, I heard a familiar name, and Lucia Pasqualini. I believe we got the great support for the Consul General in for Italy in Guangzhou, and with all the support from the both governments, and I believe we can achieve a greater you know the goals and benefit more in the future. Okay, thank you very much. Next one, the most important one. Let's invite Consular Caloni to give us to address your speech. Thank you so much. Jojo, please help me to invite Consular Caloni to give us a speech. 他已经讲过了那个蔡勇。哦，讲过了是吗？刚开始的时候讲了已经。哦。Fare l'intervento. Sorry, 那个。Bene, grazie. 把它放在最后。Ringrazio molto i relatori, gli autorevoli relatori che sono intervenuti e vorrei aggiungere che dopo la firma di questo memorandum, per dare seguito e concretezza alla nostra collaborazione e alla partecipazione alla settimana del design di Hainan, noi emetteremo un bando come Regione Marche per dare la possibilità a tutte le imprese marchigiane di formulare la loro richiesta di partecipazione. E quindi più o meno sulla scorta di quello che abbiamo fatto per la partecipazione a Dubai, chiederemo agli imprenditori interessati, quindi preghiamo alla stampa marchigiana di far sapere questa notizia importante di questa opportunità su questa zona e in questa settimana del design, e faremo un bando pubblico per dare massima visibilità e trasparenza a questa opportunità. Quindi grazie ancora e speriamo di vederci ad Hainan durante quella settimana. Ok, aspetto prima della firma gli altri interventi. Grazie ancora. Shine, perhaps we can ask also Michele to say something regarding the preparation. Absolutely. Michele, it's your time. Okay, very fast, and we are trying to put some content sorry, do you prefer in English or Italian? Italiano, forse. Italian. Allora, il nostro ruolo, dico una cosa brevissima, il nostro ruolo è sempre quello di fare un'operazione di specchio alle attività che Vittorio propone per l'Italia, cioè di effettuare un'operazione di traduzione culturale. Cioè la grande qualità italiana conosciuta in tutto il mondo per arrivare, essere conosciuta e avere una reale efficacia per i territori italiani che partecipano a questi importantissimi eventi all'estero, ha sempre una necessità di entrare in un sistema di valori espresso dalle linee guida che diamo ai contenuti culturali, che poi trainano sempre tutti i grandi successi del commercio economici e a questi livelli. I temi che abbiamo cominciato a lanciare riguardano... Grazie. Grandi linee che svilupperemo soprattutto nell'ambito della transizione verso una nuova accoglienza dell'Italia, uno sguardo ad est. Grazie mille. Grazie, thank you very much. Hi, Vittorio, do you think anyone else need to give a speech? If anyone else? Fabio, perhaps Fabio può dire qualcosa. Fabio, prego.
Bene, scusate per questo inconveniente. Bene, io nel mio piccolo mi occupo di cibo, però c'è un'altra parola che è molto importante, che è quella che voi avete usato, che è l'ospitalità. Sono due cose che noi normalmente nel mio lavoro io metto insieme, quindi cibo e ospitalità. E questo è sicuramente un riflesso di quello che è la mia cultura italiana e vorrei maggiormente dire marchigiana, perché ovviamente le mie radici vengono espresse nel mio essere, nel senso che non posso fare a meno di ricordarmi da dove vengo. Quindi questo è sicuramente quello che io ho fatto negli ultimi 21 anni che sono in Cina, perché sono 21 anni che sono in Cina, e quindi è stato sempre quello di esprimere, uno, in un discorso un pochino più macro, la cultura italiana, sia del cibo che dell'ospitalità, ma andando più in una visione un pochino più settoriale, quindi ovviamente di personaggio che viene dalle Marche e che hanno ovviamente una loro cultura, una loro storia e quant'altro. E questo è quello che io ho sempre fatto negli ultimi 21 anni che sono in Cina. E ovviamente con Slow Food poi la cosa si è intensificata, in quanto ha avuto modo di ampliare il raggio d'azione, che non era solo il mio locale, il mio ristorante dove ho passato il mio maggior parte del tempo, ma ovviamente avendo modo di amplificare un pochino il raggio d'azione. E con Slow Food, e quindi con ovviamente quelli che sono tutta la parte, diciamo, etica di Slow Food, c'è stato un modo di aprirsi maggiormente. E questa è una cosa che ovviamente la Cina e i cinesi, con cui io ho modo di relazionarmi quotidianamente, e apprezza, ed è una cosa che ovviamente va amplificata e va continuata, perché questo è importante. Però ecco, per chiudere questo, ovviamente noi siamo messaggeri di quello che noi siamo nel nostro essere, il che vuol dire essere italiani primo, e chiudiamo ancora di più essere marchigiani, perché comunque le mie radici rimangono perfettamente chiare in me anche dopo 21 anni di Cina, e cercare di divulgare questo con tutti gli amici e i clienti cinesi con cui io mi relaziono quotidianamente. E sarà un piacere continuare a farlo, ecco, maggiormente per una causa ancora così più importante di quella che io ho fatto quotidianamente per me stesso, ecco. Ok, 李秘书长，我给你介介绍一下这个Fabio，他本身是马尔凯的人，然后呢，他在上海呢就在做了很多一些重要的意大利餐厅的这个指导，也所以经验非常丰富，跟我们万事协会有很好的工作。我们刚才在讲意大利除了设计好、产品好，意大利的销售的艺术和它的待客之道，都是在全世界都是知名的。我们希望能够在未来的合作当中，把这个销售的艺术和待客之道融到我们的合作当中去。 OK，Shine，很好的，谢谢。希望呢有机会跟刚才这位能有合作。对。Okay. Mr. Li Junhao said, surely we can learn from each other a lot. Anyone else? No? Okay, great. Okay, let's enter in the most important section for today's ceremony, the signing ceremony. And let's invite the counselor Caloni and Mr. Vittorio Sunqun to sign the collaboration agreement between the Marche region and Hainan Design Week. Let's applaud. Congratulations. It's a great start to establish and implement the collaboration between Hainan Design Week and the partner country Italy. Grazie, vicepresidente Carloni. Questa è la mia firma. Grazie. Bene, allora faccio la mia firma. Grazie. Wonderful, wonderful. It's so. Sì. 孙总再举一下。Bene, grazie. Ok, grazie.
Ok, grazie Presidente per il suo tempo e grazie per la vostra. Grazie a voi. Ci vediamo da Inan allora. Ok, ciao, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il vicepresidente sarà andato subito al lavoro. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, ciao, ciao.